Allora, io sono Teresita, una delle protagoniste del primo episodio, e sono la migliore amica della vittima, Maria, lei è una prostituta, e io sono la classica ragazza un po' viso pulito, fintamente ingenua, che dedita alla famiglia, no? Coi figli, che però nasconde qualcosa, perché poi si scoprirà, anche lei si prostituisce con Maria, la prostituta, fa addirittura le orge, semplicemente perché vuole avere più soldi, vuole comprarsi la borsa, l'orologio e lei poi aiuterà il commissario Montalbano nelle indagini sull'uccisione di Maria. È una cosa che speravo da tanto, tanto tempo, ci ho provato tante volte a entrare in questa fiction, perché appunto da siciliana credo non puoi non avere sul curriculum Camilleri, Sironi, commissario Montalbano, è una cosa troppo bella da non avere, quindi non ti dico la gioia mia, dei miei familiari quando abbiamo saputo questa cosa. E poi soprattutto sono stata felice di lavorare con personaggi appunto come Sironi. Questi professionisti, poeti che sono al di là, no, dei semplici registi, sono dei veri e propri artisti, come appunto Camilleri, Sironi, lo stesso Zingaretti che ormai è un maestro, sa tutto perfettamente ed è veramente una persona molto generosa e di gran cuore. Assolutamente sì, soprattutto i turisti, ormai credo la gente del luogo è abituata, non dico che non ci fa più caso, ma ormai veramente Luca, tutti i protagonisti fissi sono proprio di famiglia, di casa là, però ho notato che i turisti stranieri vanno in quei posti proprio perché vogliono vedere i posti di Montalbano e rimangono sempre molto affascinati, anche quando semplicemente vedono Zingaretti passare per le strade, lo fermano. E gli fanno un sacco di domande, questo è un grande onore, parlo da siciliana chiaramente. Dunque, io ho partecipato ho fatto doppietta con Camilleri, perché ho partecipato anche ai suoi corti, che andranno poi su Rai 1, sui corti sulle donne, dove interpreto Bice, una delle sue donne, e poi adesso sono impegnata con le riprese di Squadra Mobile. Per Canale 5 dove sono una new entry e poi uscirò anche con un altro film che si chiama Caffè di Cristiano Bortone, che è un film internazionale e poi vedremo.